Ciao Miki, ti saluto prima che ci faccia partire la diretta perché tanto non parte. Non è immediato. Ciao, Però ciao, per YouTube sì, perché ciao YouTube! Boh, ciao, ciao, ciao. ciao. È Twitch che ci frega. E Sì, sta cosa di StreamYard non la capiremo mai, però vabbè. no, è Twitch che non è sincronizzato col coso praticamente. Perché su YouTube. Con la partenza della diretta. Esatto, perché su YouTube ovviamente appare tutto perché lo si esporta. Twitch Sì. invece non fa partire subito. Sempre quei secondi. Infatti ora vado, seguito. Vediamo se ci siamo. Ci siamo, ci ha messo adesso. Buonasera, Mago, buonasera. Non so. Chi è? Non vedo. Ah, ciao Mago. Non. Sei troppo vicino e non vedi. Sì. Ma purtroppo devo cambiarmi gli occhiali anche tra l'altro, quindi c'è la gioia. A dicembre in teoria dovrei cambiarmi gli occhiali. Allora. E questi sono vecchi e in più ho perso delle diottrie, quindi quella parte. Vediamo, ma credevo Ace invece Streamy, ho visto commenti. Okay. Ciao Streamy, ciao, ciao, ciao. No, Ace è in ritardo stasera. Ace è Allora, in ritardo. un minuto di ritardo è C'era mica qualcosa tantissimo. del Joshi che ha recuperato dopo? E non so, magari stava guardando la DDT che c'è stata stamattina, magari sta recuperando qualcosa. Comunque, che bel pay per view. Guarda, se non avessero messo di mezzo 76 ore di extra, no. Tendenzialmente sì, poi vabbè, per carità, qualche minchiata. Ah, però ha avuto un paio di match Belli, molto belli. belli. C'è l'opener e il main event, Sì, almeno per me. gli ultimi due, il primo e l'ultimo, molto molto belli, niente da dire. Poi in mezzo, sì, alti e bassi, aveva qualcosina che poteva andare un po' meglio, però va bene. Per essere un ambulance match è riuscito bene anche quello, per essere un ambulance match, ovviamente. Sì. Siamo Mandy, bella bella e bella e bella. Ora faccio il calcolo, i pronostici, vediamo cosa ne abbiamo preso. Uno preso, due, uno no, uno, due, tre preso, quattro preso, uno l'avrei preso ma il cuore mi ha detto altro, ne ho presi quattro, porca. Io non mi ricordo. Mendi, bella e bella, esatto. È bella, è bella. E apprezziamo sempre anche i ring attire, qualsiasi cosa. Con calma, ora cominciamo. Non, appena signori di YouTube che ci vedete, comincia, comincia. Non, anche voi. Nel frattempo potete mettere un like, iscrivervi, Esatto, non lo so. sì. YouTube. Like e commentate, cioè, non, cioè commentate anche in negativo, cioè dateci, dite anche che non andiamo bene io e Michele, cioè non è un problema, però commentate. Cioè che volete tipo Mandy Rose al posto nostro, cioè quelle cose lì. Ma sì, basta che motivate però, perché cioè, commentare, voi due mi state sul cazzo, sì, ok, cioè chi se ne frega, nel senso, invece andate nel dettaglio. Esatto. Va bene, ci lanciamo dai Miki, ci lanciamo. Lanciamoci. Primo incontro, ladder match per il titolo nordamericano, dove Wesley, come da noi pronosticato, è diventato campione sconfiggendo Melo, Oromen Sun, Nathan Fraser e Von Wagner. Allora, prima dicevamo che è stato uno dei due incontri belli della serata, comunque sì. Si poteva immaginare perché ora escluso Wagner era tutta gente fatta apposta per fare l'ladder match comunque gente ciao Buonasera, Ste Ste. Ciao, ciao. comunque gente che lotta mettiamo così spettacolarmente. Sì. Io continuo a insistere che Wesley e Oromen Sun li vedrai bene in coppia, però a quanto pare hanno deciso al momento diversamente e Von Wagner ha deciso di buttare gente a caso. Mi è piaciuta quella parte lì. Stranamente, una parte di Von Wagner che mi sia piaciuta.
l'unica, ovviamente. Anche se è stato un momento suo dove l'ho visto molto in difficoltà nel posizionare una scala, ci ha messo tipo 22 minuti e No, non gli si può chiedere tanto. Però quando ha lanciato Melo, lì è stato notevole, niente da dire. Ha fatto un lancio abbastanza no, non consono. E come era l'ora, se no non cominciavamo più. Cioè, Buonasera, buonasera. e domani porti la giustificazione. E come ti è sembrato, Miki, come in generale? No, il match è venuto molto bene. Alla fine i ladder match, quando c'è dentro un po' di gente che svolazza e fa cose spettacolari, vengono sempre bene. E peccato un po' per Booker T. Allora, Booker T in questo evento per me ha spoilerato tipo durante i match tutto. Tipo in questo caso a un certo punto quando Wesley vola sopra il tavolo dei commentatori dice una roba tipo: ah, adesso è KO, non potrà più rientrare nel match, quindi sicuramente lui non vincerà il titolo. Ok. Vai, book. E lo stesso l'ha fatto anche in un paio di match dopo, vabbè, però ci sta. E mi è piaciuto Nathan Fraser, quello che ha fatto le parti un po' più spettacolari. Sono contento. Comunque Sì, era quello infatti, magari che io rimaneva i un due, po' indietro, sì, invece. perché io i due che ho preferito sono lui e Melo, che vabbè, ormai qualsiasi cosa faccia, non si pone problema. Melo è molto bravo, sì. Però sono contento della vittoria di Wesley, alla fine ci Chi se la sta. meritava, dai, se la meritava. È un sacco di tempo che è lì nel limbo a non fare niente, non sa, cioè inizia una faida ma non la finisce, si muove di qua, si muove di là. Ma Finalmente è anche riuscito ad avere perché qualcosa. andando esclusione, allora Von Wagner indubbiamente niente di. Nathan Fraser è uno che potrebbe vincere, però è poco che è lì, che comunque Anche perché si. cioè lui potrebbe fare coppia invece con Axiom, Ah, secondo me. esatto. Oro Mensah è lì da 2 secondi, anche lui. A esclusione era l'unico Melo. Era inutile ridargli il titolo. Ebbene, sì, è stato bello, è stato veramente a incontri. Questo, il main event, è veramente bello, soprattutto il main event. E gli Sì. altri, c'è stato un po' di stickers, erano quasi tutti a stipulazione, però, quindi quello è un problema abnorme di questi incontri. Sì, che poi è stato il problema anche di Extreme Rules, è il problema un po' di questi eventi quando ogni match ha stipulazione. Purtroppo quando lo chiami Halloween Havoc sai che il rischio o mascherarsi o così. Io adesso che ne potrei fare capire di wrestling farlocco. Come mai ti. Di cosa? Ciao Luca. Ciao, ciao. Sei te. Come ti andò? Usiamo un po' il mezzo pubblico per. Come ti è andata poi la giornata? Cioè, vedi, E però no, questo incontro promosso a pieni voto, vota. Ma posso è vero wrestling, non della domenica sera. No, ma è domani sera, eh? È domani sera. Non ti preoccupare, ci siamo. Sì. È domani sera. Non salta la settimana. Non potremo mai saltare. E tra l'altro, poi lo dico alla fine, ma abbiamo in pasto una sorpresa nelle prossime settimane che vediamo. Quindi no, vabbè, Wesley nuovo campione, poi vediamo cosa lo porterà. Ma poi parlando, ne parleremo nel main event, adesso c'è l'incognita Melo. Sì. Che le due strade che dicevamo ieri ora sono percorribili tutte e due, quindi vediamo un po' cosa. E vediamo nelle prossime settimane cosa gli fanno fare. Però, sì. Esatto, dopodiché dovete, se non avete visto il pay per view, conto, il pay per view sul WWE Network durava meno di 3 ore, tipo 2 ore e 50. Il problema è che di queste 2 ore e 50 c'è stata, io credo, sicuro mezz'ora, sicuro, se non anche di più, mezz'ora pulita in tutto il pay per view, di extra tra un incontro e l'altro. È andata bene, ora mi tocca vedere questo ladder con un Wagner matatore, totalmente matatore, Luca.
Ma in realtà ha funzionato Wagner in questo match, Sì, cioè ha alla fatto quello che doveva fine. fare. Lui doveva raccogliere gente che volava male e ogni tanto fare qualcosa di potenza, niente di. In pratica l'hanno messo, visto come è andato lo scorso ladder match con Grayson Waller che si era schiantato male, hanno detto mettiamoci qualcuno sotto che può attutire, allora se... Esatto. mettiamoci buon Wagner, va bene. Appunto, dicevo, molti intermezzi, ma troppi intermezzi, però il primo intermezzo che ovviamente è stato il più lungo è stato questo. Le Toxic Attraction in una casa infestata di Alba 5. Bene d'ora in poi lui solo ladder match. Sì, esatto. Sì. Assolutamente, Gianluca. Che veramente da spiegarlo è. Allora, entrano in questa casa infestata con anche la Baffa. Erano tutte tendenzialmente truccate, mascherate, un po' più o meno. Sì. Con Gigi Doni molto felice perché lei è appassionata di Halloween, quindi Sì, c'aveva un infatti po' era lì. la caghetta, ma era comunque felice. Sì, non gliene poteva fregare di meno di tutto quello che stava succedendo. Tutto, e l'hanno messo anche lì. Attenzione perché tutto. La serata, ma così come questa settimana in WWE, inerente, diciamo così, a Chucky, il film tra l'altro degli anni, credo che sia 80, se non addirittura primo, 80 sicuro, non nemmeno 90, credo 80, Chucky. Sì. Perché mi sa che c'è una serie negli Stati Uniti, mi sa che esce, tipo, non lo so, non seguo molto le serie, però va bene. Quindi dedicata anche questa, ogni tanto facevano vedere la bambola Chucky. E giuro, non so come spiegarvelo questa cosa. Cioè, questo castello infestato, e loro entravano, ogni tanto arrivava Alba Fire a picchiarli, ma no, no, Ecco, allora, credevamo. esatto, cioè, quando è partito questo segmento, ho detto, vabbè, magari è solo l'inizio, poi c'è qualcosa. Invece, tipo, 10 minuti, quando ho detto, beh, allora il match sarà un cinematic, Perché nel e... frattempo si picchiano anche qui, quindi. Esatto, sì, le due Gigi Dolin e JC Jane vengono, tipo, lanciate in giro, tipo, Gigi Dolin vola dentro un frigorifero, una roba del genere. Vabbè. E poi Mandy Rose viene poi dal Buffalo, viene messa in macchina e quindi com'è finito? Cioè, non capivo il senso, detto, vanno via in macchina e quindi chi ha vinto? E però, cioè, quindi era solo l'inizio del match, ok, ma vabbè, Sì, perché come si tutto dice? è servito per portare di fatto Mandy Rose in macchina, cioè né più né meno. Sì, l'idea era quella di staccare Mandy Rose dalle altre due, quindi le porti là e poi ti Quindi riporti Mandy Rose in arena per fare il match. ricordatevi, per chi non ha visto il pay-per-view, perché poi ci arriveremo, perché non è stato l'incontro dopo questo, Alba Fire ha fatto tutto perfettamente, perché è arrivata al pay-per-view che ha battuto di fatto le Toxic Attraction, è riuscita a dividere da Mandy Rose, quindi sarà vittoria facile per papà. Esatto. Ma lo scopriremo dopo. Perché Esatto, 2 o 3 match, quello l'incontro cioè. dopo è Apollo Crews contro Grayson Waller. Mi sono dimenticato di dirvi che dopo questo segmento, o prima, ora non mi ricordo, hanno fatto vedere come sono stati sorteggiati i match. Tanto per, quindi questo segmento in totale sarà durato, io credo, un quarto d'ora, grosso modo, ma poi dove Apollo Crews, qui un po' a sorpresa, soprattutto rispetto a quello che abbiamo detto noi, batte Grayson Waller e mi verrebbe da pensare che allora sono vere le voci. Qua c'è stato l'altro problema, Booker T per me. Tipo, all'inizio me, cioè, questo potrebbe essere considerato un number one contender per il titolo. E ho pensato, cazzo, però Apollo Crews e Bron Breakker non si sono mai affrontati. Cioè, hanno fatto il faccia a faccia al debutto di Apollo Crews, All'inizio, ma poi... esatto. E quindi, così poi ho detto, ah, ok, quindi vince Apollo Crews e dall'altra parte vince Bron Breakker, così si fanno uno contro l'altro. Cioè... Mi ha spoilerato 2 match in uno. Sì, veramente uno spreco se finisce così, ma questa sconfitta fa pensare che salga, perché non ha senso la vittoria di Apollo Crews, che tra l'altro ho letto su Twitter, credo che nell'intervista abbia detto che mette già d'occhio Bron Breakker, quindi molto probabilmente. Vediamo se poi sarà lui.
Il prossimo avversario, Waller sale, sì. Troppo temo di sì. Quindi io ribadisco sempre, Giovanni Vinci e Grayson Waller ce li hanno tolti. No, più che altro peccato se entra nella stable, cioè se sale con questo personaggio mi va anche bene. Sì, è vero, è Se vero, è vero, certo. sale con un personaggio sullo stile Wyatt e quelle cose, boh. Ma è il discorso Vinci, che se saliva col personaggio che aveva non era un problema. E Esatto. parliamo di Grayson Waller, parliamo di uno che ultimamente era materiale da titolo anche però. Cioè, Sì. quindi perché comunque sul ring è bravo, al di là di tutto, e poi è diventato un personaggio anche. E quindi quello è pesante. Sì, è quello che stavamo dicendo prima, Sì. esattamente. No? Quindi è facile che finisca così poi questa parte. Il match bobottino, Eh cioè, sì, in già il più fanno casket match, vabbè. cagare, in più sull'onda di quello che è successo prima hanno dovuto mettere una cosa, tra virgolette, un po' da paura anche. Sì. Luci chiuse e poi ti arriva Apollo con un po' di gente dietro con una bara che sembrava quella che Undertaker aveva fatto per Yokozuna 30 anni fa, quindi. E Grayson Waller non è della stazza di Yokozuna, tanto per. No, ho controllato, ma no. Sembrerebbe di no, sembrerebbe di no. Io quando ho cercato Apollo proprio sui rumori. Sì, ma te non ci hai messo la faccia qua, l'hai scritto in chat, è troppo facile. Però no, niente, poi alla fine ha vinto Apollo, però sì. Poi Carina parliamo la anche. cosa di Apollo che vola dentro la prima bara, non avendola chiusa, in realtà non poteva vincere Waller così. E quindi, Io. altra cosa che mi ha fatto dire: ok, allora niente, prossima bara che entra ci va dentro Sì, Waller. Vabbè. che poi non è stato brutto come incontro, per carità, però è stato abbastanza una palla per la stipulazione. E secondo me è stato l'incontro più brutto della serata, comunque. E sì, probabile. Tendenzialmente sì. Senso, devo trovarcelo ancora adesso, spero che ce lo dicano, ma non ce lo diranno mai, intanto. Quello che non ce lo Anche perché dicono. il casket match aveva senso praticamente solo con Undertaker. Poi Ma qui, basta. ma è quello che dicevamo ieri. Senso questo incontro avrebbe avuto un blindfold match, un eye-in-eye match, e eventualmente First Blood per riprendere un po' il sangue. Ma come stipulazioni aveva senso soltanto questo. Brutte stipulazioni, però avevano senso. Ecco, anche il fatto di aver scelto il casket match ti fa ancora più credere che Waller basta, non ci sia più. Vedi, c'è anche questa. Praticamente. Bessa, sì. Quindi, secondo me, è il nostro secondo idolo che salutiamo, sappiatelo. Ma in un altro segmento abbiamo scoperto che Duke Hudson è un nuovo studente della CSU. Tra l'altro, a pieni voti. Sì, ha azzeccato tutte le domande, tutte le Le sapevo anch'io, e comunque le risposte. cose. Quindi puoi andare anche te nella Sarei Chase stato. Ah, University. mi avrebbe preso. A me mi avrebbe preso. Sì. Non. Avrebbe preso. Bene. Quindi Duke Hudson. Vediamo cosa. Perché il problema della Chase U è che tendenzialmente non stanno ancora facendo nulla. Non si riesce a capire cosa. Quindi. Vediamo cosa può. Sì. Sì, boh, non so, alla fine Hudson, boh, ha sempre fatto poco, ma va Direi delle bene. gimmick, come dice Luca, tendenzialmente, è Sì. vero. So È vero. che recentemente è stato tipo anche a main event, quindi vabbè. Ciao, Ciao, ciao. Paradigm underscore shift 99 barra settimio. Però vabbè, penso sia lì più che altro per rovinare un po' i piani del Chase University, che in realtà non ha piani, però è lì per tipo creare una mini faida interna, penso, credo.
E dopo aver scoperto cosa farà la CSU, andiamo all'incontro che molto probabilmente tra tutti, no, vabbè, anche l'altro, no, però sì, in teoria tra tutti era quello con più, come si può dire, più guerra tra i contendenti, forse il più Sì, sentito, era ecco. quello più sentito, sì. E Roxanne Perez riesce a portarsi sull'1-1 con Cora Jade, vediamo se ci sarà eventualmente la bella. Ha sconfitto Cora. Mi immaginavo qualcosa di più brutto, non tanto da loro due, ma per il discorso della stipulazione, quando hai troppe armi, non come mi sarei aspettato lo skateboard. E Luca, il discorso delle persone deluse è che non hanno messo in preventivo la stipulazione del match. Io mi aspettavo esattamente questo. Cioè, non quando hai la stipulazione poi di tutte le armi e essendo poi due giovani, non andavano di certo a prendersi l'arma da maciullare l'avversaria. Poi c'è No, Roxanne Perez. più che altro loro fanno un po' fatica con questa stipulazione, cioè ci hanno provato, ma no. Cioè, avrei preferito un match senza stipulazione, un single match Esatto. tranquillo, e poteva venire molto più divertente. Ma anche nello spot, quello dalla balconata, cioè si vedeva che proprio stavano preparando per cadere bene, cioè erano proprio non macchinose, l'hanno fatto bene per carità, perché niente da dire, però si vedeva che erano sempre lì attente, cioè proprio si vedeva che era la prima volta che facevano cose del genere, né più né meno, Esatto. non però poi quando si è andato sulla parte dell'ottato, quella l'hanno fatta bene comunque. Sì, Ed era sì. bella anche l'idea dello skate, anche se poi non è stato usato poi di fatto. Sì, era solo più che altro per l'inizio, poi basta, no? Si è perso abbastanza. Però, beh, ci sta come match. Sì, beh, appena appena, ma ci mancherebbe anche beccarlo completamente in pieno. Sì, ma quelle Penso sono le sia quasi misure. impossibile. Quelle sono le misure calcolate, cioè l'importante è cadere. Più che nel tavolo, l'importante è cadere proprio, o tavolo, cosa fosse, cadere dove ci sono le protezioni, cioè l'importante è quello, non. Perché Sì. comunque sono coperte lì, devi anche sapere di preciso dov'è, quello ci mancherebbe. Quella parte lì. Comunque, sì, alla fine mi dà l'idea di meglio delle tre, cioè. Sì, probabilmente ci sarà un Sì. altro match perché. Sì, perché comunque serve un incontro singolo, normale, tanto da. O piuttosto mi metto, che ne so, un Iron Man match, cose del genere per dire, però comunque un incontro da fare sul ring, ecco, non. Sì, che lo puoi anche buttare in piedi come number one contender, Sì, boh, così certo. fai il 2 in 1 e va bene. E vabbè, Roxanne Perez è rimasta al momento, è lei la vincitrice, vediamo se Anche questo continuerà. l'avevamo azzeccato Sì, questo come l'avevamo preso. pronostico. Vabbè, ma Luca, Roxanne Perez dovrebbe avere praticamente già il titolo, punto, cioè in generale, quindi non. Però è meglio, fanno bene ad aspettare, ci mancherebbe. Sì. Un'altra cosa che c'è stata, sembrerebbe che Dominik Dijakovic stia tornando. Sì, c'è stato un mini segmento video di lui che lanciava tipo la maschera di Tiba, cioè lui, poi in realtà non si vedeva solo la maschera, vabbè, tipo dentro un falò e quindi probabilmente finalmente riesce a togliersi questa gimmick di Tiba, anche perché la Retribution ormai non esiste più da 8.000 anni, non so perché Credo non lui sia aveva mai ancora quella esistita, gimmick. credo non sia mai esistita alla fine. Però vediamo poi come sarà, perché lui sul ring non era male tendenzialmente, quindi vediamo cosa No, riusciranno. l'hanno sempre bloccato insieme a Keith Lee, ci cioè hanno fatto Eh sì. 35 match uno contro l'altro, se magari gli facevamo fare anche qualcos'altro lo capivo un po' di più. Capivamo, esatto, quindi vediamo se sarà un nuovo inizio per lui. Comunque è ancora giovane, nonostante tutto, quindi ci mancherebbe. Cosa può capitare? Vabbè, ma meglio che T-Bar è T-Bar stesso, meglio che T-Bar. E dopodiché abbiamo un altro incontro. E no, perché se avevamo degli host, gli host dovevano
oltre che presentare all'inizio, dovevano fare il segmento dove interviene prima Shotzi, anche lei un po' vestita, comunque tendenzialmente restata sul suo, e poi arriva il nostro vero idolo. Sì, assolutamente, assolutamente. Flacchi, 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 flacchi. Il nostro idolo, che ormai pare che resti soltanto lui da tifare, non... E occhio a Dio, poi magari esatto, mandano anche lui. speriamo che non abbiano idee di mandarlo nel main roster. Quindi Magari è lui Silvio, nella stable di Wyatt. sì, ci sto. Io ce la vedrei bene. Quindi sì, Elliot è vestito da banana. E Sì. cioè, la bellezza fatta in persona. Sì, era bellissimo. Cioè, già sembra quel. C'è la GIF di Brian dei Griffin vestito da banana con tipo le maracas. Ecco. No, era... No, Sì, Brian, sì, era era Brian, sì, Brian, scusate, ok. Brian, Brian. Ecco, era esattamente quel tipo di banana lui. Quindi era molto bello. E a differenza di Brian, lui è un pochettino più tracagnotto rispetto a Brian. Vedi, per parte. Sì. Fabri arriverà, sì, no, ci voglio credere, però purtroppo guarda, la coppiata Vinci Waller è fatale al momento. Però Quincy Elliott è al momento lì, quindi non... E poi appunto arriva Lash Legend a interrompere loro due e per mercoledì viene annunciato Lash Legend contro Shotzi. Esatto. Potevamo farne a meno, Miki. Decisamente, ma più che altro perché Lash Legend ha rovinato questo segmento che stava venendo così bene e poteva andare avanti senza nessuna interruzione? Perché Lash Legend interrompe le cose in Le cose generale? belle, ma soprattutto perché continuiamo a non far entrare Quincy Elliott con lo scooter? Senza scooter. Vestito da banana con lo scooter era tipo bellissimo. Era degno di poter fare l'incontro in DDT a mani bassissime. Cioè, lo vedevo già contro Dino, se faceva così. Ho Sì. paura considerando la Shotzi, ma tanta paura. Io a me Shotzi non sto piacendo Ma a manco. me Shotzi non è mai piaciuta, quindi boh, no. Quella è la Va parte. bene. Si arriva così all'ambulance match. Julius Creed sconfigge Demon Camp e come dicevo prima, per essere stato un ambulance match, comunque sono riusciti a gestirlo bene. Per essere stato un ambulance match. Non hanno voluto mettere però il tocco Roderick Strong, che secondo me era da mettere. Sì, quella parte lì è un po' mancata. La cosa che mi è Scusa, piaciuta è qui che mi alla fine. intrometto, il massaggio Shotzi. Essendo io massaggiatore Shatsu, vi ricordo che se avete bisogno di massaggi, telefonate, telefonate, telefonate. Vai. Anche i massaggi Shatsu. Il fatto di avere un ambulance match e usare poco l'ambulanza, tipo non stare lì a tirarsi le testate contro le portiere, quelle cose lì che ogni tanto vengono fatte, ha aiutato in realtà. Tanto. Quindi sì, hanno fatto Cioè, sarà... molta parte sul Però... ring comunque in quella parte lì. Però, Miki... Qui abbiamo notato una cosa che può essere, vediamo se l'hai notata anche te. Julius Creed dentro l'ambulanza, chiude le porte, Julius Creed mette le mani per non far chiudere la portiera, urla perché comunque una portiera nelle mani, in tutte e due le mani fa un male cane, però apre subito la porta e combatte come se niente fosse. Ci ha mica voluto far capire che quelle portiere non sono vere portiere, o meglio, sono protette. Sì, più che altro perché io ormai un sacco di anni fa, quando ero piccolo. Ma è uno dei motivi per cui mi è piaciuto l'incontro, che le sediate le ha date senza ritegno. Quando ero piccolo mi ero chiuso le dita dentro la portiera e tipo ho fatto una settimana con la mano gonfissima, faceva malissimo. Quindi, cioè, probabilmente c'era qualcosa che attutiva il colpo.
o io ho le mani troppo sensibili, non lo so, magari è quello. Sei troppo sensibile al dolore delle... Però No. adesso resta da vedere, vabbè, Julius ha salvato anche... ha salvato suo fratello, quindi... Non hanno messo Strong, non hanno messo Strong, quindi mi ha un po' stupito la cosa. O magari è infortunato per davvero, devo stare lontano e ci sta anche quello, ma... Non... Purtroppo l'hanno, non l'hanno messo. E... Cioè, non ha avuto interferenze, quindi è stato proprio un uno contro uno, tranquillo. Sì, che è la parte che mi è piaciuta, perché avevo paura che o da una parte o dall'altra, avevo poi il marasma di gente che entra e fa, invece pulito così uno contro uno, un po' di sediate fatte bene, che ci sta, alla fine. E quindi tutto questo porta poi a vedere cosa succederà. E mercoledì, perché comunque martedì, perché comunque sono uniti nuovamente i Creed Brothers, però non è di certo concluso il discorso con Camp, e vedere Roderick Strong se torna, magari come torna, perché Sì. non è sicuramente una cosa finita lì, ma tra i miliardi di segmenti il nuovo membro dello SCIS. Esatto, la ragazza reclutata qualche settimana fa verrà svelata martedì, quindi capiremo finalmente chi si nasconde dietro il cappuccio, dietro la maschera, dietro. E questo fa capire, a differenza dell'incontro tra Apollo Crews e Grayson Waller, che Gacy molto probabilmente non passa nel main roster. Esatto, è una cosa che mi ha fatto piacere E anche a me. perché. Se toglievi anche lui, cioè dovevi praticamente riformare metà NXT, facevi fatica. E anche perché avrebbe avuto anche poco senso in realtà metterlo nel main roster al momento, e quindi ci Ma sta. soprattutto l'avresti messo in una stable simile comunque, anche se in maniera diversa alla sua, e sarebbe stato un secondo, quindi nemmeno un... Sì, Quindi a quanto però. pare lo scisma continuerà a essere Sono far parte curioso di... di capire chi ci sarà sotto. Ci sono un po' di voci nel web che girano. Qualcuno Nelle dice lettere. Sarre, esatto, qualcuno dice Sarre, qualcuno Nicky Cross. Boh. Ma magari Sarray vorrebbe dire che provi a fargli fare qualcosa. E che cazzo, bene. Ma guarda che se servisse per fare qualcosa va bene. Cioè, non... No. Ayla Dawn potrebbe. Sì. Scusate che devo... Basta! E vuole che gli tiri la palla, quindi... Ayla Dawn avrebbe senso. Sì, perché comunque anche prendendo un attimo la gimmick che aveva a NXT UK ci sta. Sì, esatto. Ciao Jacopo. Ciao, ciao. E quindi si ritorna sul ring dopo l'annuncio del nuovo membro. Dove? Sul ring, ovvero si ritorna a dove vi avevamo lasciato prima, perché arrivano in macchina Alba Fire, Mandy Rose e si picchiano fino all'ingresso, fino al ring. Però adesso ti devo... Tu che sei molto più attento di me a queste cose, vediamo se hai notato un buco di trama. Arrivano dall'arena, Alba Fire scende dalla macchina e tira fuori dalla macchina Mandy Rose. Però Mandy Rose non era legata o cose del genere. Quindi perché non ha provato a liberare? Fare qualcosa prima? Ha beccato tutti i semafori verdi che non è potuta scendere dalla macchina. Cioè, quindi... Ma allora lei ci ha provato a un certo punto, si è tipo svegliata, ha provato a guardarsi in giro, ma ha preso un pugno volante da Alba Fire che sembra un po' tipo alla Bud Spencer, quindi boh, sì, sono quelle robe che va bene, cioè va bene, no, Noi ma ce lo vogliamo la facciamo. perfezione, quindi lei sarebbe dovuta essere legata o comunque manette qualsiasi cosa. Sì.
Però arrivano poi sul ring, l'incontro si fa e mi dispiace dirlo, non perché tanto Mandy Rose incredibilmente continua a convincere come campionessa. Misteri, non lotta bene, eccetera, ma continua a convincere. Alba Fire, sti cazzi, totale. Non so se è un problema di come vogliono gestirla, se è un problema suo, però cioè, alla fine a me No, esatto, sì. no, no, su quello anche a me, però se devo fare la differenza con Alba Fire non l'avrei mai detto, cioè Alba Fire merita il titolo miliardi di volte di più, però non l'avrebbe meritato in questo caso. A parte che è inutile che ci giriamo intorno, Alba Fire ha la gimmick di Kane, né più né meno, anche E il nero quindi rosso, sappiamo diciamo. che se vince un titolo lo perde il giorno Perde il dopo. giorno dopo. Ok, posto. Alba Fire uguale Kane, anche il costume stesso è uguale, né più né meno. Sì. L'altro buco di trama che c'è stato, secondo me, è quello dell'arrivo delle Toxic Attraction. Cioè, le hai lasciate lontane, erano. Boh, non lo so, cioè, come hanno fatto ad arrivare lì? Si sono E messi a non ci hanno fatto correre. vedere, qua ti posso subito andare a dare una spiegazione, non ci hanno fatto vedere la parte dove chiamano il taxi. E Ok, quindi perfetto. Allora, a sono arrivato. posto. Era molto più semplice del previsto, Sì, allora. hanno fatto la cosa base. Non... E Comunque. Mandy Rosa. Sono arrivate loro due e quindi Mandy Rose ha vinto anche grazie all'intervento di Gigi Dolin e JC Jane. Vabbè, ci sta. Tra l'altro, quando hanno festeggiato, hanno ricordato il discorso dell'anno, quindi molto probabilmente io la vedo che questa è l'ultima difesa del titolo di Mandy Rose, per come hanno detto il discorso dell'anno. Di solito quando si fa così poi è perché perdi i titoli. Ma chi ci sarà per Mandy Rose adesso? È difficile perché Nikita Lyons e Zoe Stark sono impegnate per i titoli di coppia. Esatto. Roxanne, non adesso, c'è ancora Cora Jade, Roxanne. Deve un attimo chiudere quella faida. Perché mi sembra. Cioè, boh, chiuderla così, boh, avrebbe poco senso, secondo me. Beh, meritato, meritatissimo, ci mancherebbe ancora, però di fatto è a dicembre, 10 dicembre, quando lo faranno il pay-per-view, non, per me non sarà ancora Roxanne Perez contro Roxy, Roxanne. Però io secondo me perde Mandy Rose, la prossima è la volta buona che perde, perché hanno fatto il discorso del festeggiamento dell'anno di titolo. Quello sì, ma onestamente, allora, di quelle di NXT, papabili, due o tre ci sarebbero, però non... Allora, o richiami una Blair Davenport, la fai fare singolarmente, ma non come hai fatto con la Satomura, e quindi chiami una di... o qualcun altro appunto di NXT UK, o se no ti devi reinventare, Sì. che Di sia NXT Tiffany... UK, boh, non so chi è rimasta ancora sotto contratto. Ho perso un attimo i vari contratti, chi c'è e chi non c'è. Perché sennò ti devi inventare che sia Tiffany Stratton, che sia Wendy Cho, che sia tutta quella gente lì, ti devi inventare qualcosa per farla andare. A meno che non vogliono tenere di prove lunga, Shotzi, ma non penso. Penso sia una roba momentanea. Roxanne spostano la faida con Cora col titolo. Boh, può anche essere quello. Perché al momento sembrerebbe solo lei, però non credo. È quello che dicevo, magari una delle loro due le mandano. Io sono straconvinto che lo perda il titolo dopo Alba Fire. Il problema adesso è con chi? Oh, poi mercoledì sicura, martedì sicura. Wendy Cho Wendy Cho, sì, la... o Lash Lashley. Legend, sì, sono le uniche due che possono prendere il titolo. O ritorno di Tiffany Stratton, però Tiffany Stratton è heel in questo momento.
Più che altro non ha mai vinto una faida, quindi c'è. Sì, bisognerebbe costruirla altro che bene, poi. Anche se lei tra quelle lì se lo meriterebbe perché è quella come miglioramenti, dico, però poi vediamo. E Sì, poi adesso ha devi far vedere ancora qualcosa, anche Eh sì, e così. poi adesso comunque ha miglioramenti ulteriori. Si arriva così però al main event, dove Brombreaker va a sconfiggere Dragunov e McDonagh e resta campione. Ora, poi parliamo anche dell'incontro, mettiamo tutto insieme. L'incontro molto bello, abbiamo detto, Brombreaker quando ha gente che lo sa trascinare fa bene e quindi meno male che almeno. Però prima abbiamo detto di Melo. Se mi hai fatto vincere Brombreaker e Melo l'hai fatto perdere, ci può essere speranza, ma al tempo stesso c'è stato quell'annuncio di Apollo Crews. E o fanno prima Apollo, tanto Apollo non vince il titolo. Tegan Nox probabilmente è infortunata. Tanto, Fortunata cioè. come sempre. Credo che sia una delle persone più sfigate sulla faccia della terra, dal punto di vista infortunio. E quindi sì, probabilmente fanno Breaker Apollo Crews e poi puntano su Carmelo Hayes, che in realtà potrebbe anche batterlo, che se no appunto anche Breaker poi rimane senza avversari. Sì. Anche Sì, però adesso allora. McDonagh ha perso sia quello in singolo che quello a tre, quindi cioè, McDonagh deve scendere e ricostruirsi un po'. Dragunov era lì momentaneo, ma non tanto nel Sì, resto dell'NXT lui. anche perché io parto, Dragunov non è materiale, già forse non è da NXT, ma non è materiale da main roster. No. Non tanto bravo sul ring, ma non è materiale su The Main Roster. Almeno adesso, poi magari tra un po' di tempo lo può diventare. E sì, quindi alla fine i due nomi sono Cruz e Ace, sono. Sperando che appunto però non vada nel main roster Carmelo Hayes. In quel caso, boh, Quello non lo è. so. Cioè, credo che martedì sera un bel po' di risposte tra donne e questo ce l'abbiamo. Sull'incontro invece, Miki. L'incontro, secondo me, è venuto molto bene. È stato, a mio avviso, il più bello della serata. Sì, anche per me, Che non è me piaciuto. lo aspettavo bello, ma non così tanto. Cioè, anche Breaker in qualche modo mi ha convinto. Come dicevi te, alla fine, con due del genere su ring, anche se hai delle pecche, se hai qualche mancanza, comunque viene coperta, viene mascherata. E sono stati molto bravi anche a incatenarsi, a girarsi un po' le mosse, quindi è stato molto divertente. È durato anche un bel po', quindi da quel punto di vista, anche con un minutaggio abbastanza elevato, siamo riusciti a far bene. E un po' mi dispiace per la vittoria di Breaker, perché Eh sì, io per credevo me, JD. eh sì, perché secondo me non si merita tutto quello che sta avendo da NXT. Però, vabbè, appunto come diceva Luca, alla fine è bravo a seguire gli altri, ma se devi fare una cosa, cioè, abbiamo visto che quando è lui che deve trascinare non ce la fa, non riesce. Al momento no. Però sì, Dove è deve un match da migliorare? recuperare assolutamente, cioè se avete Sì, tempo, con la non. mezz'oretta più o meno tra ingressi e lottato, boh. E poi appunto sono abbastanza convinto che Dragunov non lo vediamo più, salvo, vabbè, qualche apparizione qua e là. JD invece sì, e JD però comincia a essere, tra virgolette, un peso, nel senso, o
gli ridai nuovamente Bron Breakker, e stavolta però lo devi far vincere per forza, perché sennò Eh non... beh, sì, se no basta, cioè, lo sotterri, fai prima. E sai, il discorso dell'incontro a tre se la può giocare, e in questo senso qua era un incontro a tre, bla bla bla, ok? Sì, perché è stato schienato Dragunov, quindi in realtà lui ne è uscito pulito in qualche modo. Esatto, quindi potenzialmente può usare quello, o se no, gli si possono aprire comunque delle faide. E quindi bisogna vedere con chi gliele vuoi aprire, che anche da... Dragunov, Beite, Aui, già in ottima base per la zona main event. Sì, veramente. Che poi mi direi sono praticamente gli stessi di NXT UK. Poi la partenza si sa quello. E a JD però, anche lì, chi gli si dà? Siamo sempre... È un po' il problema di GD per come l'hanno usato in questi mesi, è che alla fine è arrivato e è andato contro Breaker. Poi si è ripresentato per fare hanno fatto il number one contender lui e Bate, poi si è presentato Dragunov, quindi cioè alla fine lui ha fatto il terzo o quarto match che fa ad NXT. Sì, esatto. E quindi non ha ancora avuto modo di mischiarsi con gli altri, di aprire un po' di faide o comunque qualche storia. E a sto punto, allora ti direi Nakamura contro JD, perché Dragunov mi sa che secondo me non lo vediamo. Poi magari mi sbaglio, ma non credo che resti lì. Però beh, Sarebbe... JD è uno che può far bene prende, con chiunque. Se vuoi fare la super faida, se devi tenere lì un attimo fermo, tipo Carmelo Hayes, devi fare Breaker, Apollo Crews, puoi fare Carmelo Hayes contro JD McDonagh nel frattempo. E sono tutti felici. Esatto, soprattutto noi. Esatto. Ovviamente nell'equazione Vinci Waller noi non mettiamo Carmelo Hayes, ma l'avrete capito che è il nostro preferito lì dentro, cioè quello non prescindere da tutto. E sono convinto anch'io, perché intanto nel mio roster non Il sta... problema di Nakamura è che non ha voglia, cioè lui non ha mai avuto voglia di essere lì, quindi bene. Sì, È no, un po' allo scazzo lui, quindi lui è di vabbè. quelli con lo scazzo perenne, le persone migliori hanno lo scazzo perenne, vedi me, quindi, cioè, non... E NXT ce lo vedrei bene come chioccia e ovviamente anche vincere qualcosa ci mancherebbe. Sì. Assolutamente, sempre la lingua è quasi come... Ma no, ma non ce l'ha più il problema della lingua ormai, questa fa parte della gimmick, che vive da 1000 anni negli Stati Uniti, non può avere il problema della lingua. Quello Ah, non... comunque Ma un modo lo trovi per mascherarlo, sì. cioè guarda Asuka, comunque è riuscita a farsi una carriera tranquillamente negli Stati Uniti, non parlando inglese, che poi in realtà lo parla, però vabbè. Ma parla, loro giocano molto sul fatto che i giapponesi hanno difficoltà con l'inglese e i primi mesi, e poi però continuano su questa cosa qua. Esatto, ama vivere, è uno dei pochi giapponesi che ama vivere negli Stati Uniti. Esatto. Quindi è vero, anche secondo me il suo essere di più NXT diventerà quasi fisso comunque. Esatto, stessa identica cosa. Non... Fai giochi un po' sul fatto che sono di un'altra lingua e via, così puoi fare la... No? Ah, quindi mi stai dicendo che Andrade sa parlare inglese? Guarda, io so che ti deluderò in questo momento, ma l'ho sentito anche parlare inglese. Ah, non me l'aspettavo. Ebbene, Dopo 8.000 anni negli Stati Uniti non mi aspettavo. vive da 7 anni lì. E oltre ad aver lottato in giro per il mondo gli anni precedenti, ebbene sì, sa l'inglese. È un mago. Ci prende tutti in giro quando fa finta di non parlarlo o di parlarlo lentamente, piano, non... in All Elite.
Dopodiché non sappiamo veramente più cosa dire, cioè, no. Zero. E lo speciale si chiude così. Speciale si chiude, ma ricordandovi che mercoledì sera avete l'appuntamento con Up Next, ovvero lo show. Non sappiamo ancora chi lo presenta mercoledì, non ci siamo ancora messi d'accordo, sappiate. Comunque uno dei Uno due. dei due, più Luca, più Eddie, tutti e due, tutti e tre, tutti e quattro, non lo sappiamo, non lo sappiamo. O solo Luca, o solo Eddie, o solo io, o solo te, o Luca e Eddie. E quindi mercoledì avrete questo. Domani sera, invece, come lato viola, c'è Ugo De Lucia, che l'abbiamo spostato a domani. E domani, stia sempre prendendo gli alti e bassi, belle cose mixate, mediocre, esatto. E domani parleremo dello show che ha fatto vedere Sam e Lel la settimana scorsa. Ma perché ne parliamo? Perché era la notte dei campioni. Quindi incontri titolati, eccetera. Quindi andiamo a narrarvi le gesta degli atleti della federazione più bella al mondo. Quindi né più né meno. Mentre basta poi tutto il resto, da domani mattina ricordatevi che ricomincia anche Purple News. Questa settimana, grazie a dover fare le trasmissioni al telefono, molto probabilmente me lo scampo. Quando si parla di Messico, Fabri, ma non si può, cioè è da male. Scusa, Luca, il programma più bello è Ugo De Lucia, perché e di cosa parla? Di Messico. Vedi, cioè, anche te lo sai che se ti facciamo entrare nel mondo messicano non esci più, eh? Quindi non stare anzi, una settimana ti dico cosa guardare di quello che prepariamo per Ugo De Lucia e verrai anche te a fare una puntata di Ugo De Lucia, così entri nel vortice totale della cosa. Miki, grazie Grazie a te, è stato un piacere. mille. E grazie alla chat, chi ci ha seguito. A questo punto direi buonanotte. Buonanotte a tutti. Buona serata, buonanotte, quello che volete fare. Buon lavoro per chi lavora al turno notturno, cioè qualsiasi cosa. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.